Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video, ben ritrovati sul mio canale. Io sono Giovanni e oggi ti voglio parlare della psicologia del denaro. Lo voglio fare partendo da questo libro, La psicologia dei soldi, scritto da Morgan Housel, che appunto ci aiuta a soffermarci sugli aspetti psicologici legati agli investimenti. Perché gli aspetti psicologici sono importanti? Perché esistono delle persone super intelligenti e super formate negli investimenti che sulla base delle emozioni possono compiere delle scelte finanziarie disastrose, mentre esistono delle persone non brillantissime da un punto di vista di quello che solitamente qualifichiamo come intelligenza e neanche troppo formate da un punto di vista finanziario, che invece riescono a diventare ricche. Insomma, è davanti agli occhi di tutti, è evidente che le scelte finanziarie spesso sono influenzate tantissimo dalle emozioni, dal momento storico in cui si è nati, dal contesto culturale in cui si vive, in cui si evolve e insomma dal modo in cui si riesce a guardare la propria carriera da investitore, la propria ottica di investimento. Insomma, questo libro secondo me è fondamentale nella lettura di ogni persona e l'avrei voluto leggere molto prima, per quello oggi te ne voglio parlare. Contiene appunto 20 lezioni. La prima lezione del libro è quella, è intitolata Nessuno è pazzo. Perché nessuno è pazzo? Spesso guardiamo agli altri investitori, c'è anche un altro capitolo del libro dedicato Io e te, si intitola Io e te. Spesso guardiamo gli altri investitori e giudichiamo le scelte degli altri investitori sulla base della nostra esperienza. Dobbiamo però considerare che la nostra esperienza è molto limitata rispetto a tutto quello che può succedere nel mondo finanziario. Noi siamo portati a giudicare gli altri, quello che ci succede nella vita, sulla base della nostra esperienza, in particolare sulla base dell'esperienza nella prima parte della nostra vita. Oggi, delle persone che hanno iniziato, sono approcciate ai mercati oggi, sono state abituate a un momento di euforia, non hanno mai vissuto un crollo, hanno visto magari dei mercati crescere come quelli delle cripto, in cui salite e discese improvvise sono molto abituali. Quindi ne nascerà un investitore sicuramente diverso da quello della mia generazione. Questo è sempre molto importante considerarlo quando andiamo a guardare agli altri o quando andiamo a guardare anche al nostro approccio al mercato. La seconda lezione si intitola Fortuna e rischio e ci aiuta in questo capitolo Morgan, ci aiuta a soffermarci sul fatto che gli eventi accidentali spesso contano molto di più di quella che è la nostra personale abilità. Quando guardiamo al risultato finale spesso siamo portati a pensare di essere stati o molto bravi o sfortunati, perché poi giudichiamo noi stessi sulla base di criteri un po' diversi da quelli rispetto ai quali giudichiamo gli altri. Quindi quando sbagliamo qualcosa siamo sempre portati a trovare delle scuse. In ogni caso, spesso sottovalutiamo il fatto che il 100% dei risultati non è totalmente nelle nostre mani. Quindi se guardiamo invece alle tendenze generali, se guardiamo un pochino più a lungo periodo, probabilmente questo è un pochino meno vero, cioè nel senso nel lungo periodo probabilmente le nostre scelte finanziarie possono essere più o meno giuste e possono avere una loro logica. Invece nel breve periodo dovremmo accettare che gli impatti degli eventi accidentali possono incidere sul risultato finale e che se magari una nostra scelta finanziaria va particolarmente bene non è necessariamente perché la nostra analisi è stata positiva. Lo dico per esempio, che ne so, rispetto all'intuizione di investire nelle cripto, rispetto all'intuizione di investire magari in un'azione che poi fa il più 100%. Dovremmo sempre contestualizzare il fatto che rischio e fortuna possono essere due facce della stessa medaglia. Il terzo capitolo si concentra sul fatto che spesso non ci accontentiamo, quindi sul mai abbastanza. Nella nostra vita in generale, quando guardiamo agli obiettivi, anche agli obiettivi finanziari, non ne abbiamo mai abbastanza. Non avere mai abbastanza, spostare sempre l'asticella, ci porta anche a, diciamo, a non essere mai soddisfatti, quindi questo è un aspetto che generalmente non va bene. Questo è un aspetto su cui mi sono concentrato anche nel video dedicato alle abitudini ed è una cosa in cui credo molto. La serenità finanziaria e l'appagamento anche nella vita deriva anche dal fatto di riuscirsi ad accontentare, riuscire a non spostare sempre l'asticella. Il meccanismo dell'interesse composto ci aiuta a capire quanto proprio sia importante la pazienza. Nel libro viene ricordato come Warren Buffett abbia accumulato 81 dei suoi 85 miliardi dopo i 65 anni di vita. L'interesse composto gioca così, cioè all'inizio dà pochi frutti, ma a un certo punto i frutti diventano veramente importanti, quando avete un capitale importante, quando passa davvero del tempo. Quindi è importante negli investimenti la pazienza e l'orizzonte temporale di lungo periodo. C'è poi una differenza tra
diventare ricchi e restare ricchi. Nel libro ci viene ricordato che per diventare ricchi ci sono un milione di modi. Puoi ricevere un'eredità, puoi vincere la lotteria, puoi avere un'intuizione di successo, lanciare un business e diventare ricco, puoi accumulare magari pochi soldi e, diciamo, aumentare il tuo tasso di risparmio e magari raggiungere un certo patrimonio. Quindi per diventare ricchi ci sono tanti modi, per restare ricchi invece ci sono solo due modi, la parsimonia e la paranoia. La parsimonia, ossia non spendere eccessivamente, e la paranoia, ossia pensare che, così come ci sono stati magari degli eventi accidentali che ti hanno permesso o degli eventi improvvisi che ti hanno permesso di diventare ricco, così ci possono essere degli eventi che ti fanno ritornare sul lastrico e quindi essere sempre un pochino paranoici rispetto a quello che può succedere. Diciamo, a questo proposito poi c'è l'importanza degli eventi di coda, ossia nella finanza e negli investimenti un piccolo numero di eventi può determinare la maggior parte degli esiti. Cosa significa? Anche nella vita aziendale ci sono magari uno o due prodotti nella vita di un'azienda che realmente ne determinano il successo o l'insuccesso. Pensate alla Apple, che da produttore di computer a un certo punto si è trasformata, grazie al lancio di un telefonino, in produttore anche di software, e quindi ha lanciato un business che oggi conta tantissimo sui suoi risultati finali. Pensate ad Amazon, che ha lanciato un paio di progetti così sperimentali, quelli che erano il cloud e Amazon Prime, e da quei prodotti oggi trae la maggior parte dei propri ricavi. Così nella vita di un investitore ci sono veramente pochi giorni, quelli in cui tutti perdono la razionalità, che poi contano davvero sul risultato finale. Quando tutti intorno a te perdono la calma e tu riesci comunque a mantenere il tuo orizzonte di lungo periodo, quando ci sono i lunghi crolli, magari riesci addirittura a approfittare di quegli eventi, ovviamente riesci a fare i più grandi risultati. Non è da tutti, però diciamo è molto importante nella vita di un investitore. Una lezione molto importante su cui sofferma il libro è anche, diciamo, cosa la ricchezza ti permette di fare. Da una parte la ricchezza ti dà, il dividendo più alto che ti dà la ricchezza è il tempo e la capacità di comprare del tempo, di avere più tempo a disposizione o di gestire meglio il tuo tempo. Dall'altra parte invece il punto più basso del denaro è quello di portarti a pensare che tu possa conquistare gli altri o comunque avere il rispetto degli altri grazie ai soldi. Il rispetto degli altri non si guadagna con i soldi, ma si guadagna con il fatto di dar valore agli altri, di rispettare gli altri, con l'umiltà, con la collaborazione. L'aspetto più difficile della ricchezza, peraltro, è che non si vede. Cioè, quello che noi vediamo delle persone ricche sono i soldi spesi, ma non vediamo effettivamente le scelte, gli investimenti, il patrimonio effettivo di chi spende tanti soldi. La cosa più bella della gestione finanziaria, ci ricorda Morgan, è il fatto che la cosa più importante per raggiungere la ricchezza è sotto il nostro controllo. Cos'è la cosa più importante per raggiungere la ricchezza? È il risparmiare. Risparmiare è qualcosa che assolutamente è sotto il nostro controllo. È bellissimo il modo in cui Morgan Housel ricontestualizza il risparmio. Lui ci ricorda che al di là di un certo livello di reddito avrete bisogno solo di ciò che si trova al di sotto del vostro livello di ego. Quindi al di là di un certo livello di spesa, sostanzialmente voi spendete solo soldi per mostrare agli altri che avete dei soldi. Quindi a un certo punto le vostre spese saranno in cose sostanzialmente inutili, che servono solo ad affermare il vostro ego. Quindi al di là di un certo livello di reddito avete bisogno solo di ciò che si trova al di sotto del vostro livello di ego. Se lo capite questo, riuscite anche, o riusciamo, perché non è che io l'abbia definitivamente capito, se riusciamo a capire questo, riusciamo sostanzialmente a capire che più siamo umili, più abbassiamo le nostre pretese, più riusciamo a risparmiare, quindi più riusciamo nel gioco finanziario. Lezione numero 11, ragionevole verso razionale, è una di quelle che mi è rimasta un pochino di più in testa dopo la lettura del libro ed è veramente affascinante. Morgan in questa lezione ci insegna che ragionevole e razionale sono due cose diverse e nella vita finanziaria conta molto di più ciò che ci fa dormire sonni tranquilli rispetto alla massimizzazione pura da un punto di vista matematico del nostro investimento. L'esempio che ci porta è molto interessante. Nel 2008 una serie di ricercatori di Yale dimostrarono che nella vita finanziaria di un giovane, quando inizia a investire, sarebbe una scelta ottima quella di prendere del capitale a debito, quindi magari di utilizzare una leva 2-1 negli investimenti.
Ma cosa dovrebbe fare l'investitore qualora i mercati dovessero avere, che ne so, un brusco e rapido, una rapida discesa e quindi magari azzerare il conto dell'investitore? L'investitore, secondo questa teoria, dovrebbe continuare a investire con questa leva 2-1. Immaginate, voi iniziate a investire i vostri primi guadagni e vedete subito che i vostri soldi vanno a zero. Chi sarebbe in grado ragionevolmente di portare avanti questa scelta di investimento con questa leva così alta? Sicuramente è un buon consiglio da un punto di vista finanziario, sarà anche razionale, ma è ragionevole che un investitore, un giovane investitore, possa pensare effettivamente di portare avanti una scelta razionale di questo tipo. E quindi, voglio dire, è molto meglio una scelta che ci permette di dormire tranquilli piuttosto che questa scelta che da un certo punto di vista è difficile da portare avanti. Dedicata alla sorpresa, quindi succedono in continuazione cose che non erano state previste, siamo testimoni di tutti, sappiamo benissimo che anche guardare al passato spesso non ci permette di accorgerci di quello che sta succedendo, comunque di valutare efficacemente il mondo in cui viviamo. Quindi spesso dovremmo guardare al presente, quindi cercare di cogliere gli eventi eccezionali che fanno la differenza. Un'altra lezione importante è quella del margine di errore. Pianificare anche per qualcosa che può andare storto è molto importante e mi ha fatto riflettere molto questo sul risparmio, perché spesso noi risparmiamo semplicemente per determinati obiettivi, cerchiamo di pianificare la nostra vita secondo i nostri obiettivi di lungo termine, ma ovviamente dobbiamo sempre considerare un margine errore, dovremmo sempre pianificare. Se diciamo ipotizziamo che il rendimento dei mercati negli ultimi anni è stato del 7%, dovremmo pianificare la nostra vita magari con un rendimento, ipotizzando un rendimento del 4%, quindi tenendoci quel 3% di margine errore. Questo ci aiuta tantissimo e ci aiuta, voglio dire, a pianificare al meglio la nostra esistenza. Dobbiamo anche sempre ricordarci che siamo destinati a cambiare, quindi che quello che va bene oggi per noi magari in futuro non andrà bene. Quindi se evitiamo scelte troppo estreme nella nostra pianificazione finanziaria, riusciamo poi a reagire con maggiore flessibilità quando il nostro stile di vita, la nostra persona, cambierà. Qui c'è una perla veramente nel libro, ossia l'importanza di essere pronti e accettare il fatto che si può cambiare idea. Spesso ci troviamo ingabbiati in alcune decisioni del passato, magari decisioni del passato che ci hanno portato un grosso sforzo, un grosso investimento in termini di tempo, magari anche in termini di denaro. E siamo, diciamo, un pochino rigidi nell'uscire da queste situazioni perché appunto ci ricordiamo lo sforzo profuso. È un errore, diciamo, in cui dobbiamo cercare di evitare di cadere e che possiamo utilizzare questa osservazione per analizzare alcune scelte della nostra vita e quindi non esitare anche a cambiare quando abbiamo magari dei vincoli di questo tipo. La lezione numero 15 si intitola Niente è gratis e ci aiuta a capire come negli investimenti sia importante capire che la volatilità è il prezzo da pagare per raggiungere i nostri obiettivi di lungo termine. Cioè, spesso quando vediamo un crollo del mercato siamo propensi a identificare questo crollo come una multa, una penalità, l'aver sbagliato una scelta, una decisione o una analisi e interpretazione di quello che sta facendo il mercato. Invece dobbiamo pensare a quello come una volatilità normale che ci permetterà però di sostanzialmente di raggiungere il nostro piano finanziario, quindi la volatilità come prezzo da pagare per stare sul mercato. Infine, l'autore si sofferma ancora sul tema dell'io e te, quindi sul fatto che dobbiamo guardare gli altri investitori come delle persone che hanno una vita differente, degli obiettivi differenti e quindi anche nei consigli, anche quando ci rapportiamo con gli altri, capire che siamo diversi o che ognuno, voglio dire, nelle sue scelte finanziarie è diverse. Il libro termina con un paio di lezioni molto interessanti, di cui la prima è dedicata al pessimismo, quindi la seduzione del pessimismo. Il pessimismo suona estremamente intelligente e spesso, soprattutto nella narrativa che sentiamo sui mercati, siamo portati a prestare più attenzione, no, alle storie negative, al crollo del mercato, a vedere sempre un mondo catastrofico. Questo è sempre più accentuato nella narrazione, soprattutto della stampa, dei media, ma anche insomma nel nostro modo di interpretare il mondo. Non dobbiamo dimenticarci mai che il mondo
è sostanzialmente sempre migliore, quindi dobbiamo essere ottimisti invece nel lungo periodo, perché altrimenti non saremo in grado di portare avanti questo nostro piano di investimento sul lungo termine, quindi pensare che i nostri investimenti nel lungo termine invece potranno avere degli ottimi risultati. L'ultima lezione si intitola Quando credi a tutto ed è dedicata proprio al fatto che spesso tendiamo a costruire delle storie o comunque a convincerci di alcune teorie e cerchiamo tutte delle storie che completano la nostra narrativa, perché ovviamente non possiamo avere una narrazione completa di quello che è il mondo, ma cerchiamo insomma di completarlo, quindi l'inganno anche dell'interpretazione di quello che ci sta succedendo intorno. Spero ti sia piaciuto questo video, fammi sapere cosa ne pensi anche tu dell'aspetto psicologico negli investimenti e nella gestione dei soldi, lasciami un commento e iscriviti al canale se ti va. Grazie, al prossimo video, Giovanni.